grandi potere se mi ricordo, io posso stare troppo le signore per cosa ci sono. Mi ha detto, se ricorda, ricordano dopo, ci sono settimana scorsa, questa boia, ho fatto 4 ore di sciopero davanti ai cancelli della FIA, mi capita di dire, noi abbiamo fatto 48 giorni di picchetto, mi ricordo, c'era un mio collega, un omosessuale, che per protesta si era tatuato un trattore sul pisello. Allora ci ho detto, ma perché proprio un trattore? Non era meglio con una macchina, una Fiat, una Giulietta, va bene? Ma no, per andare su giù dalla merda va bene anche un trattore. La scritta Berlusconi coglione, ecco, umilita un po' tutti, un po' i suoi scherzi,
fa analizzare l'urin e scopre che è quello di Fini. Il brutto è che la calligrafia è a quella di Casini. Va, che voglia! Infatti lavorava nelle ex case di tolleranza, vaga boh, e niente, mi diceva che la sua casa di tolleranza era frequentata da personaggi illustri della politica, e fa la volta, Francesco, mi ricordo quando veniva lui, Peratone, così quello di sì, mi ricordo quando veniva lui, veniva lì, sceglieva la ragazza, poi un signore, la pagava e ci regalava dei cioccolatini. E poi dopo veniva anche Pietro Nenni. Pietro Nenni veniva lì, sceglieva la ragazza, faceva qualcosa a fare, insomma, e regalava dei fiori. E poi so che al tempo, lei mi ha detto che veniva anche, andava anche, in questo caso di tolleranza, il Papa. E cosa regalava il Papa? Santini, no, del genere? No, lui veniva solo a trovare sua madre! Vacca madre!